Don Gaetano Ciaburri, cancelliere della Curia diocesana, ha guidato la comunità di Santa Maria Assunta di Faicchio per ben 54 anni. È giunto il tempo del pensionamento, ha scritto in una lettera inviata alle famiglie. Eserciterò il ministero sacerdotale dove la provvidenza vorrà. Quando si è pastori si è non solo responsabili, ma è con amore che si accolgono le pecorelle e si gestisce con miele, con tanta amabilità. Il vuoto c'è senz'altro, però cercherò di riempirlo dedicandomi di più alla preghiera e alla contemplazione. Domenica 3 aprile, l'ultima messa da parroco nella chiesa parrocchiale, presente anche il mondo delle istituzioni, amministrazione che tra l'altro in un consiglio comunale aperto, mercoledì 6 aprile alle 18:30, conferirà a Don Gaetano un encomio solenne. Questa esperienza è una ricchezza per lui, per noi, per come si è dedicato a questa comunità nei 54 anni, la sua vicinanza all'istituzione. Queste sono le sue caratteristiche, le sue virtù che sicuramente hanno esaltato non solo la figura di sacerdote, ma anche quello di uomo. 54 anni di attività ininterrotta del Ministero sacerdotale nel centro Titernino, che i fedeli non dimenticheranno. Una caratteristica di Don Gaetano. La caratteristica di Don Gaetano è che ha tante virtù, però ce n'è una sola che non. Lui c'ha un po' di. A volte è un po' irritato, si irrita, però questo è uno strumento nelle sue mani perché si umilia subito, chiede scusa e tutto come prima. Insomma, per noi è stato un angelo. È stato molto bravo e a me mi dispiace che lui se ne va. Don Gaetano è stato un ottimo parroco nella nostra parrocchia, quindi si è comportato molto bene a confronto di tutti i parrocchiani. Bravissimo, bravissimo. Ci piace molto come dice la messa, le prediche e c'è molto simpatico. È un padre per noi. Sì. Mi dispiace che se ne va, perché è il nostro parroco. E non ha male, ha solo bene. È vissuto, è nato per questa comunità e vuole stare qui. Don Gaetano è caparbio, una persona caparbia, veramente è un sacerdote. Per me, giovane sacerdote, ha rappresentato la testimonianza di un uomo che si è completamente speso per la comunità. Succede a Don Gaetano Don Filippo Figliola, attuale parroco di Castelvenere. La nomina è arrivata dal vescovo della diocesi di Cerreto Telese e Sant'Agata, Monsignor Michele De Rosa. L'ingresso del nuovo pastore sabato 9 aprile. Descriviamo sinteticamente colui che sarà il suo successore e soprattutto cosa si sente di dire adesso ad una settimana dall'insediamento. Senz'altro qui c'è un comitato che sta preparando l'ingresso nei minimi dettagli. Poi Don Filippo è conosciuto perché già da tanto tempo, è vero, è stato rettore di seminario, ha una sua esperienza, è vero, a Castelvenere ha saputo lavorare e qui certamente farà di meglio e coprirà tanti miei vuoti e tante lacune.